Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 3, gruppo 2, del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i 19 pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco terminerà solo per coloro che non hanno indovinato il loro pronostico, mentre continuerà per chi lo ha indovinato. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. La prima partita è stata pronosticata da Giuseppe Vannella, Carpi Foggia, gol, finita 0-2, dunque perdente. Domenico Cardone, Fulham Tottenham, ha giocato 2-1-2, dunque vincente. Marino La Rosa, Lille Amiens 1, finita 2-1, vincente. Francesco Buono ha pronosticato PSG Guingamp, no gol, finita 9-0, ed è vincente. Andrea Bivio, Monaco Strasburgo X2 1-5, vincente. Nicola Pistillo, Bordeaux Dijon, ha pronosticato 1, vincente perché è finita 1-0. Paolo Di Lillo, Angers Nantes X2, finita 1-0, perdente. Leonardo Porcelluzzi ha azzardato il pronostico Rennes Montpellier 2-3-85, finita 0-0. Alessia Carbone, Saint-Étienne Lyon, gol, finita 1-2, dunque vincente. Continuiamo con Claudio De Petris, Cagliari Empoli, under, finita 2-2, dunque perdente. Francesco Vitobello, Schalke Wolfsburg, gol, finita 2-1, dunque vincente. Luca Carbone ha pronosticato Juve Chievo, over, e giocherà questa sera, dunque aspetteremo il pronostico, il risultato di questa partita. Francesco Di Palo, Wolves Leicester, ha giocato gol, finita 4-3, dunque vincente. Giuseppe Di Benedetto, Bournemouth West Ham, X2, over 1,5, finita 2-0, perdente. Sabino D'Amato, Lipsia Dortmund, giocato gol e perdente perché è finita 0-1. Davo ha pronosticato Liverpool Palace 1x e over, finita 4-3, vincente. Giuseppe Di Viccaro, Manchester United Brighton, gol o over, finita 2-1, dunque vincente. Dunque i risultati vincenti sono 10, più eventualmente la partita di stasera Juve Chievo. E tutti i partecipanti di questo gruppo che hanno preso il loro pronostico e sono Domenico Cardone, Marino La Rosa, Francesco Buono, Andrea Bivio, Nicola Pistillo, Alessia Carbone, Francesco Vitobello, Francesco Di Palo, Davo, Giuseppe Di Viccaro ed eventualmente con Juve Chievo Luca Carbone. Solo questi che ho elencato sotto questo video devono con un commento pronosticare due partite a testa dei campionati principali, come da regolamento, che sono Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia Serie A e Serie B, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 25 fino a lunedì 28 gennaio. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle due partite entro domani, martedì 22 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non prenderete parte alla seconda fase di questo gioco del club della scommessa numero 3. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!